La storia del Bambin Gesù delle mani di Pinturicchio è affascinante quanto la sua bellezza. Opera rinascimentale raffigurante il bambino sorretto dalla Madonna che guarda e benedice Papa Alessandro VI Borgia. È un affresco che decorava le stanze dei Borgia in Vaticano, rappresentando uno dei più grandi scandali della Chiesa, l'amore tra Rodrigo Borgia, poi Papa Alessandro VI, e Giulia Farnese, che dà il volto alla Vergine. Tutta questa storia, tutta questa narrazione è raccontata nelle cinque mani presenti, le due di Gesù Bambino che sono fortemente simboliche per la cristianità, le due della madre che appartengono sia alla Madonna ma anche all'idea di bellezza di Madonna che era Giulia Farnese, la più bella donna del Rinascimento, e una mano soltanto che è quella del Papa orante nei confronti di questa maternità, e rimane soltanto una mano ed è il Papa Borgia. Saranno i successori di Borgia a smurare e smembrare l'affresco, dividendo la Madonna e il Bambin Gesù e distruggendo la figura di Borgia, che non è mai stata ritrovata. Una sorta di damnatio memoria che lascia nell'oblio l'opera per 500 anni. Vasari ne fa memoria nei suoi scritti, ma il Pinturicchio segreto, come oggi viene definito, torna alla luce soltanto nell'era moderna. Sappiamo che nel 1940 la famiglia Chigi, quindi siamo molto distanti dal Rinascimento, andò in visita a una famiglia di Mantova. E questa famiglia di Mantova custodiva un dipinto fatto fare nel 1612, e in questo dipinto la famiglia Chigi aveva riconosciuto degli elementi di quadri che pensavano fossero quadri che tenevano nella propria casa, perché nel 1612, prima della Damnatio Memoria voluta da Alessandro VII, fu fatta una copia, quindi allora un quadro, di questo affresco. E dato che la famiglia Chigi vide in quel quadro, riconobbe il proprio Gesù Bambino e la propria Madonna, che erano due quadri separati, tenuti anche in stanze differenti, riniziò a tornare lo studio di questo affresco. Perché la famiglia Chigi? Perché Alessandro VII, quello che volle dimenticare Rodrigo Borgia, veniva dalla famiglia Chigi. E quindi dalle stanze papali era stato portato in quello che oggi conosciamo per altri usi a Palazzo Chigi. È stata la Fondazione Giordano ad acquistarlo ed è stata la Fondazione Giordano a voler che non rimanesse nei propri cavoni, nelle proprie stanze segrete, ma che girasse per il mondo. Dopo una mostra fortunatissima in Cina sul Rinascimento italiano, questo quadro è esposto per la prima volta in Italia e hanno scelto Cortona, di questo ne siamo orgogliosi. E rimane esposto presso il nostro museo fino al 2 giugno.